Da Vinci sapeva degli alieni? I misteriosi messaggi nei suoi dipinti. Sono tanti i misteri che circolano intorno ai capolavori del celebre pittore Leonardo da Vinci, tra i quali spicca la possibile partecipazione di esseri alieni che hanno dato all'artista un messaggio in codice per un futuro riconoscimento. Le seguenti sono opere ammirate in tutto il mondo, note per la loro meravigliosa bellezza, nascondono, forse, codici nascosti che sono stati conservati per molti anni nelle teorie extraterrestri. Leonardo da Vinci. Tuttavia queste teorie non sono state provate, ci sono centinaia di esperti di ufologia che assicurano che questi esseri provenienti da altri mondi, in più di un'occasione, hanno contattato le grandi menti artistiche del nostro pianeta, per qualche scopo, ancora sconosciuto a molti. Il mistero che circonda la Gioconda. La Gioconda è stata un mistero per gli studiosi d'arte per secoli. Chi è? Cosa significa il suo sorriso enigmatico? Sono domande che gli esperti si pongono da secoli. Una delle caratteristiche del dipinto è che il leggendario sorriso della Gioconda scompare dalla vista quando la guardi, ma se concentri lo sguardo su un'altra parte del dipinto può essere apprezzato con la coda dell'occhio. Tuttavia, il vero mistero sta nei suoi occhi, perché gli storici hanno individuato lettere e numeri con l'aiuto di un microscopio che potrebbe avere centinaia di significati. In merito alla sua identità si parla della moglie di un ricco mercante italiano, la stessa Isabella d'Aragona, e ci sono addirittura studi che affermano che si tratta di un maschio. L'ultima cena. Allo stesso modo, nella pittura cattolica rappresentativa dell'ultima cena di Cristo per prendersi cura dei suoi apostoli, molti appassionati di teorie cospirative sostengono che i molti dettagli presenti nel dipinto potrebbero significare messaggi subliminali, anche se il motivo non è molto chiaro. Quello che molti non sanno è che le rappresentazioni che sono state fatte in quest'opera sono meramente cattoliche, cioè l'artista intende chiarire che per il momento ciò che conosciamo come la storia raccontata nel libro sacro della Bibbia, non è ciò che è successo davvero. La Madonna di San Giovannino. La presentazione di Maria, con suo figlio, e un piccolo San Giovanni è stato un tema molto popolare in quest'epoca d'arte. Botticelli, Leonardo, Raffaello e Michelangelo hanno realizzato le loro versioni, anche se questa ha una particolarità. Sulla destra della testa di Maria c'è uno strano oggetto volante sullo sfondo, qualcosa che indubbiamente si riferisce a un UFO. L'artista inoltre non voleva che la figura passasse inosservata e per questo ha anche dipinto una persona, forse un pastore, che osserva con grande attenzione il manufatto insieme al suo animale domestico. Perché l'influenza aliena nei suoi dipinti? Va notato che molte delle sue opere sono state analizzate da centinaia di prospettive, in particolare la Gioconda, forse il dipinto più curioso, e quello che ha lasciato più tessuto da tagliare. Conosciuta anche come la Gioconda, l'opera di cui sopra è piena di misteri e messaggi nascosti, come l'alieno nascosto che è stato scoperto di recente, nonché profezie apocalittiche che possono essere viste solo con lenti di ingrandimento e sotto il riflesso di speciali luci ultraviolette e lenti di visione a raggi X.